le elemosine. Essa indica la gratuità, perché nell'elemosina si dà a qualcuno da cui non ci si aspetta di ricevere qualcosa in cambio. La gratuità dovrebbe essere una delle caratteristiche del cristiano, che è consapevole di aver ricevuto tutto da Dio gratuitamente, cioè senza alcun merito, impara a donare agli altri gratuitamente. Oggi spesso la gratuità non fa parte della vita quotidiana, dove tutto si vende e si compra. Tutto è calcolo e misura. L'elemosina ci aiuta a vivere la gratuità del dono, che è libertà dall'ossessione del possesso, dalla paura di perdere quello che si ha, dalla tristezza di chi non vuole condividere con gli altri il proprio benessere. E buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a questo spazio della parola a Francesco ai giovani. Sapete, voglio condividere con voi anche una gioia oggi, perché questo programma, la parola a Francesco ai giovani, oggi compie il suo 100° passo. Sono 100 puntate, 100 appuntamenti, 100 volte che i nostri sguardi si incrociano. È tutto nel nome e nella figura di Papa Francesco. E come sapete, questa è la prima settimana di Quaresima. Papa Francesco ieri non ha tenuto l'udienza del mercoledì, proprio perché ormai da tradizione che è la prima settimana di Quaresima il Papa si concede proprio i cosiddetti e famosi esercizi spirituali per sé e per tutta la Curia Romana. Ma noi, ecco, vogliamo compiere questo cammino, accompagnati anche dalla parola di Papa Francesco, e riflettere e soffermarci un po' sull'omelia che lui ha tenuto durante il mercoledì delle ceneri, proprio la liturgia dell'imposizione delle ceneri. E, come ben sappiamo, la Quaresima si fonda su tre pilastri: la preghiera, l'elemosina e il digiuno. E noi oggi vogliamo riflettere proprio sull'elemosina, come abbiamo ascoltato dal Papa. Il Papa ha detto che l'elemosina è prima di tutto gratuità, una gratuità da imparare, da diffondere. Però le sue radici, le radici dell'elemosina affondano nella misericordia di Dio. Ascoltiamo ancora le sue parole. Può sembrare una cosa semplice fare l'elemosina, ma dobbiamo fare attenzione a non svuotare questo gesto del grande contenuto che possiede. Infatti il termine elemosina deriva dal greco e significa proprio misericordia. L'elemosina quindi dovrebbe portare con sé tutta la ricchezza della misericordia. E come la misericordia ha mille strade, mille modalità, così l'elemosina si esprime in tanti modi. Per alleviare il disagio di quanti sono nel bisogno. Gesù, come abbiamo ascoltato, ci ha lasciato un insegnamento insostituibile in proposito. Anzitutto ci chiede di non fare l'elemosina per essere lodati e ammirati dagli uomini per la nostra generosità. Non farla bene, che la tua mano destra non sappia quello che faccia la sinistra, è così, no? Non è l'apparenza che conta, ma la capacità di fermarsi per guardare in faccia la persona che chiede aiuto. Insomma, l'elemosina è un gesto di amore che si rivolge a quanti incontriamo.
Ecco, intanto voglio dare il benvenuto qui, oltre a Fra Claudio e Fra Giuseppe, anche a Orazio. Fra Orazio, benvenuto, ben ritrovato. Grazie, Ci grazie. ritroviamo dopo Buongiorno la puntata del Natale, dove sei venuto a presentare, ecco, il tuo libro Riflessione su Greccio. In questa quaresima, tu stai predicando in questi giorni qui a San Giovanni Rotondo, questa prima settimana di quaresima. E con te vogliamo un po' riflettere sulla elemosina. Il Papa dice che l'elemosina, prima di tutto, è una grande maestra di vita. Perché? E poi questo rapporto con la misericordia, cioè non bisogna rovinarla, ecco, nella sua identità, perché le sue radici affondano nella misericordia. Perché è una maestra di vita l'elemosina? Cosa ci può insegnare? la consapevolezza di essere i primi a ricevere un'elemosina, cioè è la persona stessa che riceve da Dio ogni giorno un grande beneficio, no? Che è la vita, che è la vocazione. Quindi, come dice il termine greco del Papa, non la misericordia, Dio ogni giorno riversa la sua misericordia per ciascuno di noi, rinnovando la sua fiducia e dandoci la vita per essere e somigliare a Lui. Ma questa consapevolezza non è scontata, perché pensiamo che appunto la misericordia sia soltanto fare qualcosa per gli altri, no? Questo avviene nella gratuità, come diceva Papa Francesco, solo a una condizione, che non siamo noi che compiamo un gesto di cortesia o di bontà verso qualcuno, ma prima di tutto è Dio che lo compie per ciascuno di noi. Noi non avremmo nulla da dare se non perché prima abbiamo ricevuto tanto dal Signore. Ecco, questo penso che sia un concetto importante da non sottovalutare. Il secondo aspetto, che è strettamente legato alla misericordia, è il fatto che questo coinvolge la vita interiore, no? E la misericordia è avere una grande pietà, una grande miseria nel cuore, no? Che diventa ricchezza quando lo si apre a Dio. E allora a quel punto non puoi non essere sensibile a un povero che vive la tua stessa condizione, uno che ha bisogno di qualcosa come ne hai avuto bisogno tu. E quindi Dio ci ha dato questo grande dono per il quale noi non dobbiamo dare tutto, ma condividere con qualcuno, che sia innanzitutto un gesto di affetto, di un sorriso, di una cordialità, di un gesto di amore, prima ancora di un oggetto da condividere. Grazie. Intanto noi parliamo di elemosina perché si parla nel Vangelo che si ascolta e viene proclamato durante la messa del mercoledì delle ceneri. Fra Claudio, ecco, intanto oggi partiamo proprio da quel dato biblico evangelico dove Gesù dice che il Padre vede nel segreto e nel segreto ti ricompenserà. Ecco, illustraci un po' tu della parola del Vangelo. Sì, non voglio ripetermi perché comunque quando già il Papa Francesco, poi Orazio hanno parlato dell'ambito della misericordia, voglio sottolineare solamente il fatto che ovviamente Dio ha compassione di noi, tutti quanti noi, e questa compassione la mostra nel nostro intimo, nel nostro segreto. Ecco perché ci chiede di entrare nel segreto, cioè di andare nelle nostre profondità, perché solo lì si riesce a capire la chiave di questa frase, di questa frase evangelica. È Dio che ama, Dio che si strugge per noi, ci pensa, cioè ci ama come una madre. E non lo dice solo nel Vangelo, perché anche nell'Antico Testamento Dio richiama sempre l'attenzione verso i poveri e lo fa nell'ottica di dire: guardate, bisogna aiutare, ma con la gioia, perché non posso donare misericordia senza gioia. Ecco perché allora a un certo punto davvero l'elemosina diventa un po' il pilastro, cioè del vivere autenticamente la vita cristiana, proprio perché, a differenza della preghiera e del digiuno, forse ci sprona ad andare verso l'altro e verso Dio. È un po' un restituire quello che si è ricevuto. E quando devi restituire non puoi farlo con tristezza, altrimenti Certo. davvero non si è acquistato veramente la misericordia di Dio. Infatti, è ciò che esprime poi la gioia, no? Mi ricollego a quello che hai detto tu, sono anche gli occhi. E a proposito dello sguardo, degli occhi, Papa Francesco spesso sottolinea questa cosa, lo ha detto in più di un'occasione nelle sue catechesi, incontri. Dice: ma quando incontri un povero e gli dai l'elemosina, ma lo guardi negli occhi? Orazio, Sì. ecco, una tua riflessione su questo. Ho un ricordo bellissimo di un'esperienza così fatta nel convento di Sulmona. Rientravo da una missione popolare che facevo a Sulmona in una parrocchia,
e fuori dal nostro convento c'era questo povero. E quel giorno, non lo dico per bravura perché sarà capitato a chiunque mi sta ascoltando e ci sta ascoltando, ma quel giorno mi sono seduto accanto a lui, avevo ancora un po' di tempo prima di entrare in convento. Gli ho chiesto come si chiamava, come mai era finito lì. Mi ha raccontato più di quello che avevo chiesto, un po' in parte la sua storia. Gravi difetti, gravi limiti nei confronti della sua sposa, della sua famiglia. Però alla fine mi sono accorto che il prendersi cura, che il guardare una persona, che sapere come si chiama, che comunque ha una storia, è stato importante soprattutto per me. Ecco, se rimangono segnate alcune vite nella personale esperienza di vita, vuol dire che soltanto a condizione che ci si ferma, che ci si accosti, e come dicevi tu, che si abbia il coraggio, la voglia, il desiderio di guardarlo negli occhi. Quindi possiamo, a conclusione di questa prima parte, affermare che elemosina è prima di tutto donare il proprio tempo, no? Sì. Donare la propria attenzione. E continuiamo a dialogare subito dopo lo spazio pubblicitario. E ben ritrovati qui in diretta a chiacchierare, parlare di temi quaresimali quali l'elemosina, ma oggi c'è qualcuno che ci farà veramente un dono. Abbiamo detto che l'elemosina è donare il proprio tempo, il proprio talento anche, e c'è una ragazza che si fa chiamare influencer di luce. Ogni giorno con i suoi disegni, le sue creazioni grafiche, le sue riflessioni, scrive un diario che, come lei chiama, afferma di chiamarsi Diario delle coincidenze impossibili. Ecco, con grande onore voglio dare il benvenuto a Mariella Matera, grafico e social media manager, conosciuta nel mondo del web e dei social cattolici come Alumera. Ma prima di presentarvela, vediamo proprio questa piccola presentazione con la sua voce. Ciao a tutti, sono Mariella Matera, e un grafico creativo, e dal 2020 ho un blog che si chiama Alumera, dove ogni giorno porto dei pezzettini di preghiera sul web con le mie illustrazioni. È un progetto che non so nemmeno se il progetto sia la parola giusta, ma per me è una vocazione. E allora, visto che sono un grafico pubblicitario e opero sul web, dove potevo portare, se non nel web, la parola di Dio, per portare in questo mondo, che spesso è un mondo buio, delle piccole scintille di luce. Tra le più grandi ispirazioni per me in questa missione è sicuramente la figura di Chiara Lubich, che mi ha dato un posto nel mondo con quella meraviglia di essere unità e essere partecipe di questo grande sogno di Dio, dell'unità. E quindi continuiamo ogni giorno, ormai da 4 anni, a condividere insieme la parola, a portare la bellezza del Vangelo che ha trasformato le nostre vite, a farci testimoni di quell'amore che non si può trattenere. Ecco, intanto voglio presentarti, dare un volto a questa voce molto delicata. Benvenuta Mariella. Grazie a tutti, ecco. Grazie, buonasera, ciao a tutti. Davvero è proprio un piacere incontrarti e fare 4 chiacchiere con te. Intanto Mariella, tu ti chiami Mariella Matera, vivi a Rogliano, in provincia di Potenza, se non sbaglio, in questo momento, ma sei di Briatico, sei calabrese? Sì, vivo a Cosenza, vivo sempre in Calabria. Ok. Come mai questo nome Alumera? Alumera nel nostro dialetto è proprio il vecchio lucerniere d'olio, la lampada. Per me, in un momento particolare della mia vita, mi ritornava un verso che lo dico prima in calabrese, così sì, ha più valenza, poi lo dico anche in italiano, che come tenna lumera finché c'è odio non sa stuta, a così la boccheggia finché c'è amore non sa muta, che vuol dire che come in una lampada finché c'è olio non si spegne, così anche la mia bocca finché nel mio cuore c'era l'amore di Dio non poteva stare zitta. E allora proprio questa alumera diventa
l'inizio di una missione, ecco, una piccola lampada nel mondo del web. E la tua missione è proprio quella di portare luce nel web. Come lo fai? Ecco, lo fai anche attraverso espressioni, frasi del Vangelo, tue preghiere, tue riflessioni. Ecco, che riscontro hai di tutto questo? Questo per me è un grande dono perché è del tutto inaspettato, e perché nasce un po' dall'esigenza di donare quell'amore che veramente non riuscivo più a tenere dentro. Era, come dice Geremia, non riuscivo a trattenerlo nelle ossa perché mi scoppiava. E la cosa bella è che veramente è diventato un dono anche per gli altri. Lo è stato per me, però gli altri, accogliendolo, ci ha fatti diventare rete. E questo vedo ogni giorno l'azione dello Spirito, perché magari per me è una preghiera, un disegno, però l'altro dice era la parola che avevo bisogno proprio in questo momento. E quindi veramente diventa grazia, che dono, penso, e Mariella, che ricevo il doppio. Quello che mi ha anche incuriosito, che mi ha affascinato di quello che tu hai detto, no? Nelle tue interviste, in quello che anche tu scrivi nel tuo sito, lo vogliamo ricordare, www.alumera.it, dove non solo i tuoi disegni si possono ammirare, ma anche le tue belle riflessioni. E dopo ascolteremo anche Fra Giuseppe, leggerà una delle tue poesie. Ecco, tu parli proprio di una vocazione. Noi in questo programma parliamo proprio di vocazione, ma la tua che vocazione è? Allora, nasce in, come dicevi tu prima, io sono originaria di Briatico e poi in un momento, ed ero attivissima in parrocchia, quindi ero nel coro, catechismo, gruppo giovani. Poi in un determinato momento della mia vita ho cambiato città, ho seguito il mio compagno in una nuova città, ho iniziato a lavorare qui, eccetera, eccetera. Però mi mancava una grande cosa che probabilmente mi aveva spenta ed era non essere partecipe delle cose di Dio. E in un giorno, che è durato tanto, in vari momenti esattamente della vita, poi c'è stato un momento in cui ho sentito veramente che il Signore mi chiamava forte a mettere il mio talento a suo servizio. E la coincidenza impossibile di questo, della nascita di questo progetto, è il commento al Vangelo, cioè il passo del Vangelo: voi siete la luce del mondo. E già c'era il nome, quindi questa lampada che non può stare nascosta sotto il moggio, l'ho sentita veramente come una forte chiamata. E tu, allora, se sento in me questa luce, allora veramente la mia fede, la mia creatività e i suoi doni in me potevano essere messi al suo servizio. Certo, in questo momento tu sei impegnata anche nella promozione di un diario, il cosiddetto diario di Quaresima, Il cammino tra la polvere. E questo diario tu lo hai realizzato in collaborazione con Padre Onofio Farinola e con il gruppo musicale Il Cantiere Kairos. Prima di parlare di questo diario, vediamo proprio il saluto che uno dei componenti della band fa a te e a tutti noi, diciamo, di Padre Pio TV. Ascoltiamo insieme. Ciao a tutti gli amici di Padre Pio TV, eccoci, siamo particolarmente felici e anche orgogliosi di questo diario di Quaresima, Il cammino tra la polvere, oltretutto perché l'incontro con Alumera è stato particolarmente, meravigliosamente strano. Gli incastri sono stati perfetti e hanno permesso il nostro contributo musicale ai bellissimi commenti di Padre Onofrio, ovviamente alle tavole bellissime, stupende di Alumera. Avevamo poi nel cassetto questo brano Teomè, che era lì da un po' di tempo, questa voce in prima persona del Signore che ci sta a chiedere: chi vuoi guardare, te o me? Vuoi soffermarti su quelle che sono le tue colpe o vuoi guardare me che ti abbraccio così come sei? Ci è sembrato perfetto come
tra virgolette, colonna sonora di questo cammino quaresimale, con la speranza di intravedere già adesso la luce della risurrezione. Ci sono i nostri brani che accompagnano, che possono essere ascoltati attraverso il QR code da inquadrare per poter leggere, meditare e ascoltare il tutto in comunione, perché attraversare il deserto in comunione è sicuramente molto più bello che farlo da soli. E noi vi ringraziamo e vi chiediamo di sostenerci sia con il vostro ascolto e soprattutto con la preghiera. Ciao! Comunque Mariella, complimenti per l'intero progetto, davvero molto, molto, molto interessante. Ma com'è nata l'idea di questo progetto? Tra l'altro è una sintesi anche non facile, quella di mettere la musica con le riflessioni e poi i tuoi disegni. Qual è l'obiettivo che vi siete proprio prefissi di raggiungere con questo diario? È nato, come lo diceva anche Antonello prima, e sono state una serie di situazioni, di coincidenze che si sono incastrate tra loro e che anche noi, vedendole realizzate, dicevamo non è per noi. nasce prima dall'idea, con Padre Onofrio avevamo già fatto una piccola collaborazione insieme a Natale e detto subito facciamo qualcosa per la Quaresima. Ho tanto a cuore anche la meditazione della parola quotidiana. Lui aveva le meditazioni, ha detto allora creiamo uno strumento per i ragazzi. E poi quando abbiamo ascoltato questo singolo del cantiere sembrava scritto in realtà per questo progetto, e tanto che la copertina del diario c'era già. Allora abbiamo detto deve diventare anche la copertina del singolo, perché era proprio quella. E quindi l'idea era veramente di dare un sussidio per vite che camminano singole, ma che meravigliosamente siamo chiesa in unità. Infatti hai fatto proprio cenno a queste vite che camminano singole, no? In questa espressione noi ritroviamo un po' quella solitudine che c'è nel web, dove ognuno si confronta da solo con lo schermo. E che riscontro state avendo anche proprio? Voi immagino che possiate anche controllare quanti stanno scaricando questa applicazione o questo diario, quanti vi contattano. Ecco, c'è un buon riscontro del pubblico giovanile, tra virgolette? Questa è la cosa bellissima. Sì, siamo stati oltre 2000 download sicuro. E la cosa bella è che ogni giorno i ragazzi, compilando la pagina, perché c'è un lato meditativo e l'altro che uno fa una riflessione, sì, personale, lo ricondividono nelle storie, taggando tutti noi. E quindi il cammino e la riflessione che ognuno fa per sé diventa contemporaneamente dono per l'altro. È come se ognuno accendesse contemporaneamente una luce per l'altro, e questa è una grazia immensa. E quindi possiamo dire obiettivo raggiunto, no? La tua piccola luce irradia il web di altre luci. Grazie. Ci ritroviamo subito dopo lo spazio pubblicitario. Va benissimo. La mia fragilità è lo sgabello di Dio. Accomodati, Dio, tra le mie fragilità. Vieni e siedi nei miei vuoti dell'anima. Trova ristoro nelle mie debolezze. Poggia il capo sulla mia insicurezza. Semina nei solchi delle mie ferite. Tu tutto trasformi.
tutto fortifichi, tutto sani, tutto fai fiorire. Mariella, abbiamo appena ascoltato dalla lettura di Fra Giuseppe questo tuo componimento, La mia fragilità e lo sgabello di Dio. Posso farti una domanda indiscreta? Quando, in che momento hai scritto questa bella poesia, nella quale ci identifichiamo, senza davvero nulla, senza nasconderci? Per me è stato un momento importante della vita e di questa missione, perché Alumera nasce dal germoglio di un grande dolore nella mia vita, che è stata la perdita di nonna. E quindi vedere quello che Dio stava compiendo in questa mia ferita, perché nasce proprio, nonna muore e sale al cielo, dico così, a dicembre, e Alumera prende proprio forma a febbraio. Quindi e subito vedere come portava frutto questo progetto, ho sentito proprio la presenza di Dio accomodarsi in quello che in quel momento per me era un dolore, una fragilità. Pensavo di non riuscire a dargli nulla, e lui da quella piccola seggiola ha fatto poi diventare un progetto un po' più grande. Tu definisci le tue opere preghiere disegnate. Spiegaci meglio questa espressione. Ogni tavola che io illustro è veramente frutto di una preghiera intensa. Quello che si vede è il germoglio di un cammino, di un percorso intimo. Non sono solo dei disegni belli che lascio lì per essere condivisi. Ogni tratto, ogni stella, ogni singola cosa è veramente una parola visiva che io lascio in queste tavole. E un sacerdote una volta le ha definite delle icone moderne. Bella. Per me è stato veramente una cosa bellissima, perché non è solo un disegno, ma è veramente il frutto di una preghiera. Noi oggi stiamo anche riflettendo un po' sull'elemosina, no? E abbiamo detto che l'elemosina è un dono, è un regalo. Credi anche che i tuoi disegni possano essere un dono, un regalo, una carezza a chi magari le riceve, le vede, magari si identifica anche in quelle espressioni che tu comunichi? Affido sempre poi la risposta in questo allo Spirito Santo, nel senso che mi capita spesso che qualcuno dica: è quello che io avevo nel cuore, tu gli hai dato una forma. E quindi penso che veramente questo amore gratuito, perché per me è veramente amore quello che faccio, non ho nessun tipo di tornaconto, né di gloria, né di niente, veramente. È veramente spendersi per l'altro e sapere che l'altro trova una carezza, sì, questa è la parola giusta, un luogo in cui respirare l'aria del Vangelo, per me penso possa esserlo. Orazio, tu che ne pensi di questa ragazza? C'è qualche domanda magari che le vuoi fare, o se vuoi anche dare tu una tua riflessione su quanto stiamo dicendo? Ora ringrazio innanzitutto per quello che ci sta dicendo con grande semplicità e profondità. Non è semplice oggi parlare ed essere profondi. E quindi la ringrazio, perché oltre che a mettere per iscritto attraverso dei disegni molto belli il Vangelo, ma sa anche comunicare appunto la sua fragilità e la sua forza, perché viaggiano insieme comunque nel Vangelo fragilità, forza e debolezza, no? Quindi ogni persona debole riesce sempre a tirar fuori il meglio di sé, soprattutto dai momenti gelidi dell'inverno, come ha raccontato lei, l'affetto per la nonna, la protezione che dalla nonna le ha fatto dall'alto, che dopo 2 mesi le ha consegnato questo progetto insieme a Dio. Ecco, la ringrazio, continua così, perché le icone moderne non sempre sono facili da trovare. Grazie Mariella. Grazie a voi. Claudio, non so, Giuseppe, c'è una domanda che volete fare? O vi ho colti un po' alla sprovvista, no?
No, io chiedo proprio concretamente, cioè ogni giorno hai questa intuizione di scrivere su quella tavola. Mi chiedo davvero come fai, perché ogni giorno il mettersi diventa una fatica alle volte. Sì, questo mi lascio molta libertà nel progetto, nel senso che se io non sento di avere qualcosa da dire o che veramente può essere un dono per l'altro, non lo faccio. E, per esempio, una grande miracolo a cui personalmente assisto è nel periodo di Natale, che ho questo cammino di 30 giorni, 30 passi per Natale, quindi io per 30 giorni illustro e scrivo ogni giorno, e lì penso veramente sia solo l'azione dello spirito, perché è una follia. Mariella, nasce quindi prima l'illustrazione e poi la parola, oppure prendi spunto dalla parola per poi riprodurla e tradurla in illustrazione? Cosa ti ispira Dipende. Prima? Dipende veramente dall'ispirazione. Delle volte nasce prima il testo e poi diventa immagine, e delle volte nasce prima l'immagine e poi si snoda in un testo. Io ti ringrazio davvero di cuore, ma ci salutiamo subito dopo. Intanto, ecco, con Giuseppe vogliamo introdurre il prossimo personaggio. Sempre parlando dell'elemosina, tu hai incontrato Monsignor Acrocca, che sì, è stato qui da noi per la catechesi del sabato. Sabato scorso. Ecco, questo incontro cosa ti ha donato e cosa gli hai chiesto anche? Intanto la catechesi, insomma, è su Francesco d'Assisi e su quello che lui ha potuto vivere in termini anche di tentazione, quella fase buia della sua vita, dove in qualche modo possiamo definirla in un certo, anche una quaresima, no, per così dire. E nell'intervista con il Vescovo è stato veramente interessante cogliere un aneddoto che poi sentiremo nel filmato, che può esserci anche di incoraggiamento per il nostro cammino quaresimale. Insomma, attraverso i passi di Francesco di Assisi anche i nostri possono essere aiutati dall'esempio, appunto, del poverello di Assisi. Allora lo vediamo insieme. Pace e bene. Oggi siamo con Monsignor Felice Acrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento. Grazie Eccellenza per essere qui. Grazie con noi. E vado diretto, siamo nel periodo quaresimale, e una domanda che mi sorge spontanea, soprattutto a lei che è uno studioso di francescanesimo: come viveva Francesco l'elemosina? È una domanda un po' ampia, ma così un accenno che può aiutarci a vivere il nostro cammino quaresimale. Ma Francesco dice che le elemosine sono l'eredità dei poveri, e quindi lui ritiene, lo dice questo chiaramente nella regola non bollata, e tutto ciò che per lui è superfluo è come se fosse un furto. Quello che lui vive come superfluo lo accetta come sottratto a chi non ce l'ha, tanto che quando per esempio, i compagni ricordano una vecchia proveniente da Machilone. Machilone era un comune allora vicino a Rieti, oggi Posta. E quella vecchia glielo racconta il fatto di questa vecchia, poi saranno i compagni a raccontare il fatto, ma a Francesco lo raccontò il suo medico. Dice: c'è una vecchia talmente povera che viene da me a farsi curare, dice che non ha nemmeno, so io che le devo dare da mangiare. Francesco fu colpito, perché anche lui aveva, no, questa donna era malata come lui agli occhi, quindi la sentiva più povera di lui, e questo per lui era inammissibile. Per cui dice: fa dare a questa donna un mantello e 12 pani. Dice: vai da quella, dice a un frate, vai da quella povera vecchia, dice, e digli: quel frate a cui tu hai prestato te li restituisce. E questa donna dice: ma non mi sa prendere il giro, mi sa prendere per i fondelli, insomma. Dice. Poi però, visto che la roba rimaneva, anche quello gli lasciava il mantello, che era una ricchezza enorme, e 12 pani, e quando vide, dice, prese tutto e scappò. Cioè,
nemmeno si fece più curare per la paura, dice adesso mi vengono a riprendere quello che mi danno, scappò. Ma la cosa di Francesco, di a quella donna che mi ha prestato questo, gli restituiamo ciò che è suo. Quindi ecco, questo è l'approccio di Francesco di fronte all'elemosina. Ciò che per noi è superfluo è sottratto a chi non ce l'ha, che era un insegnamento padristico, quel testo molto bello di San Basilio, la Omelia Sesta sull'avarizia di Basilio, dice il pane che tu non mangi, cioè quello che sprechi, e ne sprechiamo, cioè il pane dell'affamato. Le scarpe che tu non indossi sono quelle di chi è scalzo. Il vestito che tieni nell'armadio è quello di chi è nudo. Grazie. E con queste riflessioni e stimoli da parte di Sua Eccellenza e di Francesco vi salutiamo. Pace bene. Ecco, siamo davvero alle battute finali. Saluti. Grazie Orazio, sempre per la tua gentilezza e la tua premura. Ogni volta grazie. Che ti chiamiamo sei sempre presente. Eh? Grazie. Grazie Claudio, grazie Giuseppe, ma soprattutto un grazie a te, Mariella, anzi Alumera. Ecco, ricordiamo il tuo sito www.alumera.it e lì potrete trovare tutti i capolavori ecco, di questa veramente giovane artista e graphic designer, ho detto bene? Giusto. Grazie, intanto noi ti aspettiamo grazie qui, Mariella, davvero ti aspettiamo qui a San Giovanni per farci un disegno in diretta, davvero. Con tutto il cuore, con tutto il cuore. Grazie. Grazie davvero a voi di tutto. Sei davvero la benvenuta. Intanto Orazio, a te lascio la parola per lanciare Dario Reda, che ci parlerà di un Vangelo particolare di domenica prossima, che è il Vangelo della Trasfigurazione. Credo che nell'azione dell'elemosina ci sia un doppio risvolto molto bello, sia in chi lo dona che in chi lo riceve, cioè chiunque dà e chiunque riceve qualcosa, come dice anche il libro degli Atti degli Apostoli, si arricchisce. E si arricchisce nella gioia, si arricchisce nella condivisione, si arricchisce nel non essere avaro, gretto e chiuso, no? E tutto questo porta sicuramente a una trasfigurazione dell'anima, quindi una buona preparazione questa, come dice il Vangelo di Matteo al capitolo appunto 25, che bisogna, il capitolo 6, bisogna essere davvero generosi per potersi trasfigurare e trasfigurare il mondo. Quindi abbiamo aggiunto un altro tassello all'importanza dell'elemosina, ci trasfigura il cuore. Sì. Grazie, grazie di cuore, grazie. E a te Dario con la parola di domenica prossima. A tutti quanti voi un saluto e ci vediamo la prossima settimana. Pace e bene. Hai presente quando ti innamori? La persona che ami non cambia, sei tu che la guardi in maniera diversa. Ecco la trasfigurazione. Gesù che agli occhi degli innamorati diventa bello. Quella bellezza che salva il mondo, citando Dostoevsky. Mi capisci? Ciao ragazzi! Seconda domenica di Quaresima si parla di trasfigurazione. Conosciamo tutti questo termine. Ma per capire la riflessione che oggi ti offro c'è un prerequisito. Esserti almeno una volta nella vita innamorato, innamorata. E adesso capiamo perché. Il rischio è quello di pensare alla trasfigurazione come fortunati Pietro, Giacomo e Giovanni che hanno avuto quell'occasione di credere ancora di più in Gesù. Cioè, anche a me se capitasse così, certo che avrei una fede più forte. Aspetta. Le cose fondanti nella nostra vita, prova a pensarci, non sono effettivamente ad una certa diventate importanti perché hanno mutato aspetto, perché esternamente, superficialmente si sono modificate, ma perché ad una certa i nostri occhi le hanno cominciate a guardare in maniera diversa. È questo quello che succede quando ti innamori. Per questo essere innamorati è un prerequisito per entrare a fondo nella trasfigurazione e capirla oggi.
oggi nella nostra vita. Perché i tre discepoli si sono finalmente innamorati di Gesù. Gesù è sempre lo stesso. La descrizione del Vangelo di Marco è bellissima. Le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Bellissimo Gesù. Ma è bellissimo. Cosa che esclamerà anche Pietro. Non perché cambia, ma perché gli occhi di Pietro, Giacomo e Giovanni non sono più gli occhi di chi conosce a memoria, di chi sa tante cose, di chi crede nel Gesù che gli è stato raccontato dal parroco e dal catechista o dagli amici, cose belle, ma in prima elementare, ma perché finalmente fanno emergere da Gesù ciò che veramente è, cioè Dio. È questo che succede nell'amore. Quando passi da conosco quella ragazza, conosco un pochino come potrebbe essere, mi faccio delle aspettative su di lei, su di lui, so che si potrebbe comportare così, per sentito dire, eccetera, eccetera. Sono le prime fasi di conoscenza. Ad una certa, quando si installa l'amore, quando ti innamori dell'altra persona, è perché smetti, fai crollare le aspettative, le cose che sai di lei, di lui, e lasci emergere da quella persona la sua vera essenza. Fai uscire da lei, da lui, ciò che veramente è. Quello è l'amore. Far emergere ciò che è senza aspettative, senza caricarlo di ti conosco già. E Pietro e Giacomo e Giovanni così fanno oggi sul Tabor. Fanno emergere ciò che veramente è Gesù. Perché, attento, trasfigurazione vuol dire transfigura, oltre la figura. Ed è lì che si trova l'amore. Oltre la figura c'è l'amore. Non a caso, quando ti innamori della ragazza, del ragazzo con cui stai assieme o con cui sei stato assieme, non cambia, magari oggettivamente è anche un po' bruttino, ma ad una certa vai oltre l'esteriorità, vai oltre la figura. Transfiguri il ragazzo di cui sei innamorata. Transfiguri la figlia, il figlio che tanto ti fa dannare, ma l'accogli così com'è. Transfiguri quell'amicizia che tanto pensavi ti potesse dare perché ti eri creato delle aspettative, ma accogli l'amico così com'è. Oltre la figura c'è l'amore. Infatti la formalità, tutto ciò che è forma, è dall'altra parte opposta rispetto all'amore. L'amore si trova dall'altra parte rispetto alla forma. La transfigura è questo. Oggi Gesù vorrebbe transfigurarsi anche per me, cioè chiede a me di andare oltre la figura, cioè oltre a quello che conosco di lui, quello che mi è stato raccontato su di lui, eccetera, 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 ma di lasciar emergere da lui ciò che veramente è Dio e accoglierlo così com'è, anche se mi delude. Solo così potrò esclamare come Pietro, che prende la parola su tutti e tre: è bello per noi essere qui. È questione di bellezza essere cristiani. È bello. Se nel tuo cammino di vita non hai mai esclamato è bello per me seguire Cristo, c'è qualcosa che non va. Forse sei ancora in prima elementare, in quella fase di conosco Gesù perché mi è stato raccontato, conosco Gesù perché mi sono fatto delle idee su di lui. Ma oggi il Signore chiede a noi di transfigurare, di andare oltre la sua figura, cioè oltre i racconti che ci sono stati fatti su di lui, e di lasciare emergere da lui, accogliendolo, ciò che emana Dio stesso. Che bello! Si parla di bellezza nel brano di oggi, perché quando si parla di innamoramento, di amore, non si può non parlare di bellezza. E Pietro mi commuove ed è monito per la mia vita di fede. Per me, Dario, incontrarti è stata la cosa più bella della mia vita che mi potesse capitare. Perché sono cristiano, mi chiedono, perché sono innamorato di te, Gesù Cristo, sono innamorato di te, è bello essere innamorati di te. E Pietro, ancora più commovente, come quelle cotte da banchi di scuola delle superiori. Senti cosa dice nel Vangelo di Marco, ma che in realtà è Pietro dietro a Marco. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Non sapeva che cosa dire, erano spaventati. Mi vedo i miei alunni a scuola quando si innamorano per le prime volte, non sanno cosa dire, balbettano, sparano cavolate. Ma è bello questa spontaneità, questo tremolio, questo spavento iniziale dell'amore, non so neanche che cosa sia. E Pietro mi commuove perché chiama anche me
all'ancestralità di questo sentimento, di questa totalità. Facciamo tre capanne. La paura a Pietro fa muovere l'ego, vuole congelare quel momento così bello. Congeliamo, facciamo una foto per ricordarci questo momento quanto bello è. Dimmi se non è come le prime cotte tra i banchi di scuola anche per noi. Dimmi, ti ricordi la prima cotta a scuola? La tua, com'è stata? Avevi paura, non sapevi cosa fosse questo, ma stavi bene, era bello. E dicevi è bello. Che bello Pietro, sembra un ragazzino quindicenne. E voglio tornare, signore, ad innamorarmi di te anche così, anche così. Tempo per la maturità nell'amore, ci sarà. Ho bisogno di ripartire dai banchi di scuola, dall'innamorarmi di te così, guardandoti, dicendo... sono innamorato. Solo così andrò oltre la figura e capirò nella mia vita cosa vuol dire trasfigurare. Cosa vuol dire la trasfigurazione per Pietro, Giacomo e Giovanni sul Tabor in quel giorno. Signore, ho bisogno di innamorarmi di te. Ho bisogno, sennò la fede rimarrà un conosco cose su di te e mi fido di quello che mi è stato raccontato. Chiedo ai miei alunni a scuola, chiedo ai miei alunni che siano per me esempio di cosa vuol dire innamorarsi per la prima volta. Che siano da esempio per me, perché io possa rapportarmi a te nella stessa maniera. Non sapeva infatti che cosa dire, adesso invece so benissimo cosa dire. Misuro ogni parola, invece vorrei che la spontaneità dell'amore, come per Pietro, emergesse. E la cosa bella è che l'inizio del brano di oggi è monito per innamorarsi. Li portò su un alto monte. Andare su un monte, in questo caso il Tabor, ci chiede che per innamorarsi della persona con cui stai assieme, di Gesù Cristo, bisogna cambiare punto di vista. Bisogna andare in alto. Bisogna ascendere. Nel senso, cercare la verticalità anche nella relazione di amicizia o di amore che stai vivendo oggi. Cambiare punto di vista vuol dire guardare quella persona, Gesù Cristo compreso, come non hai mai osato guardarla fino ad ora. Alto monte, cambiare punto di vista, ascendere, quindi verticalità della relazione e poi in disparte. Non posso innamorarmi della ragazza che mi piace tanto se continuo ad uscirci assieme con altre 200 persone. Serve un tempo in disparte. Me e Gesù soli, in disparte loro soli. La solitudine abitata porta all'innamoramento. La solitudine abitata è edificante e porta all'amore, anzi fa emergere l'amore. Signore, oggi mi insegni che oltre la figura c'è Dio. Oltre la figura c'è la bellezza, come esclama Pietro, di Dio, perché Dio è bello. Essere cristiani e seguirti, Signore, è bello. Oltre la figura, e non posso non citare Fyodor Dostoevsky nella sua opera L'Idiota, c'è la bellezza che salva il mondo. Dostoevsky dirà, la bellezza salverà il mondo. E invece mi sento di contestualizzarla. La bellezza, tu, Signore, salva. Continui a farlo per chi sceglie di accoglierti. Quanto si incarna questa frase usata anche dai Baci Perugini nel Vangelo di oggi. Donami in questo tempo di Quaresima te oltre la figura. Donami, Signore, di innamorarmi di te, sull'esempio dei miei alunni con le loro prime cotte, di innamorarmi di te oltre le cose che so su di te. Che io possa, alla fine di questo cammino di Quaresima e nella vita, che io possa esclamare: è bello, Signore, stare con te. È bello seguirti. Tu, Signore, sei la grande bellezza, sei la grande, grandissima, la più grande di tutte bellezza, perché tu, Signore, sì, salvi il mondo per quanto sei bello. Buon cammino di Quaresima e buona domenica.